Solo per sapere l'asterisco. Buonasera, è tornato l'appuntamento con 45 giri. Ci facciamo questa sera una chiacchierata con il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. All'indomani, buonasera sindaco. Buonasera, buonasera. All'indomani di una serie di numeri e numeretti che sono quelli che forse hanno tenuto insonni molti genitori, ma io credo anche il sindaco e l'amministrazione comunale. Adesso ce lo confermerà. Numeretti della famosa vulnerabilità sismica che infine sono arrivati e ne abbiamo discusso anche in conferenza stampa. Qui siamo adesso per cercare di capire e di approfondire. Intanto partendo da un concetto, perché si è parlato molto di questo, ma è vero che chiuderà le scuole a settembre o qualche scuola a settembre? Io su questo credo, io credo che sulle scuole bisogna avere un atteggiamento davvero serio, serio, responsabile, trasparente, di discussione, di comunicazione di tutto quello che si vuole fare e che si intende fare. Io, così come ho detto i giorni passati, ad oggi non intendo ancora dire, ma non perché non lo voglio dire, perché stiamo comunque lavorando ancora a tutta una serie di progetti. Abbiamo già presentato il nostro programma, abbiamo già presentato quelle che sono alcune delle nostre strategie. Io ritengo che lunedì ci sarà un incontro importante col Ministro, è stato rinviato la settimana scorsa per impegni del Ministro, lunedì mattina sarò a Roma dal Ministro e credo che l'incontro col Ministro sia determinante. Non solo col Ministro, perché io ho già interessato l'autorità di protezione civile nazionale, la Prefettura, e il Prefetto martedì farà un incontro, perché vede, insomma, io credo che questa sia, come dicevo prima, una scelta. Le scelte che si andranno a fare sono scelte importanti perché riguardano la sicurezza delle nostre scuole e quindi di conseguenza dei nostri figli e la tranquillità dei genitori. Io sono un genitore, lei è un genitore, io ho due figli, uno che va al liceo classico, quindi al famoso liceo classico, e l'altro figlio Filippo che va alla San Giorgio, quindi diciamo due scuole che, se vogliamo, per un verso o per un altro sono così diciamo attenzionate. Però non è questo il discorso, quindi è un discorso generale. Io non ho detto quali scuole, se chiuderemo alcune scuole, abbiamo chiarito e devo dire in maniera anche molto trasparente che gli indici di vulnerabilità sono indici di programmazione, questo non lo dico io, lo dice la norma, lo dice la norma. È chiaro che di questi indici bisogna tenerne conto. Voglio anche sottolineare, ma non è questo un primato, che se prima eravamo, diciamo, in ritardo, come lo era l'intero paese, come lo era questa città, lo era la regione Abruzzo, lo è l'intero paese, se è vero come è vero che meno del 50% dei comuni, delle città ha gli indici sismici delle proprie scuole, in Abruzzo la media mi sembra che sia intorno al 5%, qualcosa in più, qualcosa in meno. Adesso noi abbiamo questo dato, un dato importante, un dato che ci permette di fare delle scelte e di programmare. Perché io dico che oggi non, diciamo, stiamo ancora lavorando, perché io ritengo, e mi dispiace che il Presidente di Sabatino non abbia colto questo mio input, io ritengo che per quanto riguarda Teramo la scelta è una scelta che riguarda tutte le scuole, perché le scuole non sono né di Maurizio Brucchi e né del Presidente Sabatino, le scuole sono di Teramo, dei teramani e dei ragazzi che le frequentano. Chiediamo questo aspetto, lei ha fatto una dichiarazione dicendo chiedo al Presidente di Sabatino di ragionare attorno a un tavolo sulla programmazione insieme, cioè non può andare una programmazione della provincia, una programmazione del comune, ognuno alla sua velocità. Ma non c'è dubbio. Bisogna cercare collaborazione per capire in che direzione si va sul problema scuola in questa città, in questa provincia. Diversi aspetti. Primo aspetto. Oggi la legge, non c'è nessuna norma che ti dice il famoso numeretto. Errani ha detto che per quanto riguarda le scuole inagibili che vengono riportate, su cui si fanno quindi scuole C ed E, che vengono, diciamo, su cui vengono fatti dei lavori, bisognerà per forza in quelle scuole raggiungere l'indice 1.08 nel caso in cui sia sotto tutela della, diciamo così, della sovrintendenza. Questo però riguarda soltanto le scuole C ed E, cioè quelle inagibili, e sta nel decreto. Sulle scuole B, perché sulle scuole A non si interviene e il governo non dà neanche le risorse, sulle scuole invece B quel famoso numeretto non esiste, perché nessuno ha ancora detto se 0,6 è un valore da tenere come riferimento, se 0,2 è un valore da tenere come riferimento. Di cosa bisogna tener conto? Bisogna tener conto di questo dato, o sicuramente, e di tutti gli altri aspetti che sono anche di natura strutturale. Ma questo io, perché io non faccio l'ingegnere, però me l'hanno detto.
dei caratteri strutturali, perché quando si va a fare la verifica, si fa verificare con la riforma, con l'ultima legge che abbiamo oggi, quello che è stato costruito negli anni 70. Un esempio stupido che mi hanno fatto. In quegli anni i tondini di ferro nel cemento armato che si mettevano, se lei si ricorda, erano lisci. Oggi si mettono quelli zigrinati. Un esempio banale. Quindi bisogna fare un ragionamento con i tecnici e poi bisogna fare un ragionamento complessivo, perché se dovessimo decidere che a Teramo il valore soglia che vogliamo prendere è un valore soglia X, non è che Brucchi prende X e Di Sabatino prende Y. Ecco perché il mio invito al presidente Sabatino, anche all'inizio telefonicamente, perché l'ho chiamato qualche giorno prima di fare la conferenza stampa delle verifiche, ho detto: Renzo, perché non facciamo una commissione congiunta, comune e provincia, ci sediamo a tavolino e discutiamo di questi indici e troviamo... E lui mi ha detto: no, ma io, insomma, vabbè, non avevo intenzione, mi sembra che non ha intenzione. Questo credo che non sia un ragionamento lineare, non credo che sia un ragionamento sano, tra virgolette, ovviamente, nel termine più sincero e classico della parola. E quindi vedremo. Domani mattina lui presenta gli indici sismici, alle 10 ha convocato una riunione alla quale io ovviamente andrò, il prefetto martedì convoca sia il comune provincia e l'ufficio scolastico provinciale per una discussione, martedì e lunedì sono dal ministro, nel frattempo non sono stato con le mani in mano, sono stato prima da Errani e poi da Curcio e con loro ho messo già in campo il discorso della scuola Jolly. Noi abbiamo bisogno di una scuola Jolly. Ora possiamo discutere su quale deve essere di queste scuole. Io ritengo che noi abbiamo due opportunità. La prima opportunità è quella della curva dello stadio, perché è una struttura già verificata dall'ufficio del commissario, l'ha già vista, ha visto, già a febbraio aveva dato il via libera. Poi abbiamo deciso di non attuarla per tutta una serie di motivi, che sarebbe lungo e anche non avrebbe nessun valore, perché oramai siamo ad agosto. E l'altra potrebbe essere quella del polo, anticipare se possibile il polo che si trova nella zona dell'Acquaviva, della scuola d'Alessandro, perché quella è un progetto che nel 2014 abbiamo partecipato al progetto, ad un bando di gara nazionale che vedeva finanziato un polo. Purtroppo hanno vinto due comuni del Chietino, noi non abbiamo vinto, però abbiamo questo progetto che prevede circa 900 posti. Ecco, io direi alla regia un attimo di fermarci con le immagini. Stavamo vedendo la curva dello stadio, che poi questa è la destinazione della scuola Jolly di cui si è parlato subito, sul quale però obiettivamente bisogna dire anche che il sindaco non trova grandissime condivisioni anche nelle altre forze politiche o comunque in città. Se dalla regia possiamo rivedere la curva, anche per capire qual è la capienza, ma anche quanti sono i costi di questa, intanto per adeguarla, ma poi anche per affittarla. I posti sono circa, si può arrivare ad 800 posti. Ovviamente è una struttura che ha una vulnerabilità sismica pari a 1, è una struttura che si trova in una zona dove ci sono ampi parcheggi, è una struttura che è facilmente raggiungibile con la macchina, è una struttura di proprietà del comune in gestione ad un gestore, e si potrebbe tranquillamente ridiscutere il contratto di gestione per poter far sì che questa struttura diventi scuola. Una scuola Jolly. Perché serve una scuola Jolly? Perché in questo momento avremo bisogno probabilmente di alcuni di spazi disponibili, ma se anche così non fosse, nel momento in cui decideremo di adeguare una scuola, perché io ho avuto da Errani rassicurazioni che a gennaio, nella prima fonte di finanziamento che il governo metterà a disposizione per quanto riguarda i miglioramenti e gli adeguamenti delle scuole B, perché poi ai cittadini mi preme spiegare che ci sono diversi filoni di finanziamento a seconda della categoria delle scuole. Per le C e per le E noi abbiamo già un finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro dall'ufficio speciale per la ricostruzione, che ci permetterà di realizzare un polo scolastico a breve termine nella San Giuseppe e nello stadio, vecchio stadio comunale, e questo è già finanziato. Poi abbiamo un secondo filone di finanziamento che riguarda la Risorgimento, sono circa 450.000 euro che ci permetteranno di adeguare la Risorgimento a 1. Poi abbiamo un terzo filone di finanziamento che riguarda questa scuola Jolly, perché Curcio
con cui poi che ho incontrato la settimana scorsa, ha detto che lui è d'accordo su questo discorso della scuola Gioia, anche perché si sono resi conto, sia Errani che Curcio, che questa è una richiesta che probabilmente faranno anche gli altri comuni come Teramo, che nel momento in cui dovranno fare gli adeguamenti, l'adeguamento o il miglioramento, quello che sia, dura 8 mesi o un anno, tu questi ragazzini per 8 mesi o un anno li da qualche parte li dobbiamo mettere. Fermo restando che io in linea generale sono contrario al doppio turno, cioè ad andare a scuola di pomeriggio. È chiaro che sono contrario in assoluto, poi vedremo se nel caso specifico dovremo attivare anche i doppi turni e per se e per quanto tempo. Quindi, non l'ho detto prima, dico adesso, io sono pronto a qualsiasi soluzione, ripeto, che garantisca la sicurezza dei nostri figli, qualsiasi, quindi non ho preconcetti, non ho preclusioni e non ho preconcetti, però siccome è una scelta importante, deve essere fatta con tutta una serie di dati alla mano, con tutta una serie di risposte da parte degli organi sovraordinati, Regione e Governo, e io pretenderò dalla Regione e dal Governo risposte, altrimenti vuol dire che l'ho fatto già una volta, lo posso fare anche una seconda volta, perché questo non è un discorso qui, non deve più accadere come è accaduto, accade purtroppo in tanti temi, in tante situazioni, che i sindaci vengono lasciati da soli. Non possiamo essere lasciati soli in questa situazione, perché garantire la scuola è fa parte della nostra Costituzione, e quindi la Costituzione va rispettata, e la devono far rispettare i sindaci, la deve far rispettare la Regione, il Governo e addirittura anche il Presidente della Repubblica. Quindi quello che voglio dire, noi non possiamo essere lasciati soli, io andrò a chiedere, come ho già chiesto delle cose ad Errani, le ho chieste a Curcio, le chiederò al Governo e le chiederò alla Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Quindi tornavo sul discorso della scuola Giolli, tanto è vero che Errani stesso ha detto porrò il tema al Governo, perché forse è necessario che probabilmente questo discorso della scuola Giolli venga inserito all'interno di un provvedimento, perché sarà una necessità. Questo mi sembra di capire che comunque nelle sue idee, che poi Errani potrà eventualmente anche condividere, ma questo comporta dei tempi, da settembre a gennaio? Diciamo, vediamo quali sono i tempi, perché a seconda della struttura che si deciderà perché ripeto, questa è, diciamo, per i Giolli una è piano d'accio, la seconda, come dicevo, è invece la d'Alessandro. Quelli sono, è un progetto che prevede 3 strutture modulari, in un totale di 900 posti, 300 posti a struttura, sono moduli, quindi bisogna anche capire sia nell'uno che nell'altro caso quali sono i tempi. L'area è quella antistante ovviamente alla scuola d'Alessandro, che mi sembra che come indice di vulnerabilità se l'è cavata, insomma è una scuola. Quello che stiamo vedendo, c'è questo spazio, da questa parte dovrebbero crescere i moduli, che ha vocazione, sì, che ha già come piano regolatore area scolastica, quindi l'unica tra l'altro che ha questa vocazione del nostro territorio come piano regolatore, e quindi lì si potrà fare. Tra l'altro è sul parco fluviale. Noi avevamo richiesto, poi ce l'è stato bocciato, un ponte pedonale che permettesse appunto di raggiungere anche questo spazio, però c'è tutto il percorso ciclo pedonale, insomma ci si può lavorare e anche questa è una buona soluzione. Però non cominciamo a pensare a cose pazzesche come quella di prendere dei terreni e sui terreni non arriviamo più, non arriviamo più, e invece noi dobbiamo arrivare, perché adesso questo è un progetto a breve termine, quindi adesso noi gli step quali sono? Lunedì io vado, domani ascolterò quello che ha da dire il presidente Di Sabatino sulle sue scuole e mi farò la mia idea, poi lunedì sarò dal ministro, martedì sarò col prefetto e dopodiché tireremo la linea e prenderemo le decisioni che dobbiamo prendere, che devono essere per quanto mi riguarda assolutamente condivise con tutti, con il sindaco, con la prefettura, col presidente della provincia se vorrà, con il Presidente della Regione, con Errani, con Curcio e col Ministro, perché qui, ripeto, nessuno si può chiamare fuori, io sono pronto a fare tutto, non ho nessun problema, sto dalla parte dei ragazzi, come ovvio che sia, e dei cittadini, perché sono il primo eletto, diciamo, grazie a loro, a rappresentarli, e quindi questa è la mia attività. Però non possiamo cominciare a dire adesso ne chiudiamo 2, ne chiudiamo 3, ne chiudiamo 7, ne chiudiamo dei numeri all'8, non è il caso di darli. Ci sono dei dati, alcuni destano qualche preoccupazione in più, qualcuno desta qualche preoccupazione in meno, sono dati di programmazione. Qui a 23 scuole su 33 plessi scolastici, dove dovrebbe intervenire in maniera non urgente ma il più presto possibile, perché sono delle B. Questo però è un discorso, quindi il discorso a breve termine è questo,
quindi una struttura jolly, immediata, subito, che ci permetta di fare fronte alle eventuali emergenze. Quando lei dice immediata, a quanto si riferisce? Cioè per l'apertura delle scuole? Io credo, ma l'apertura delle scuole è difficile, però io ricredo che qualche mese di lavoro intenso ci se la possa fare. A seconda di quale si sceglie, ripeto, perché piano d'accio, si tranquillizzino tutti perché noi da settembre avremo queste scuole e ricominceremo con queste scuole. Questo chi lo dice? Lei l'ha detto tempo fa, l'ha detto cercando di tranquillizzare prima degli indici sismici. Ma ha detto che faremo tutto il possibile per far iniziare l'anno, anzi faremo tutto quello che c'è da fare per far iniziare l'anno in, diciamo, l'11 di settembre, così come è stato previsto. Vedremo come dovrà iniziare l'anno, nel frattempo però bisogna mettere in campo provvedimenti a brevissimo termine e noi abbiamo già messo in campo dei provvedimenti. Poi abbiamo i provvedimenti a medio termine, quali sono? È il polo della San Giuseppe, che a regime sono altri 900 posti, che non sono pochi. Poi da gennaio iniziare subito con il miglioramento di una scuola, perché Errani mi ha garantito che finanzierà la prima scuola da migliorare. Sceglieremo insieme al Consiglio Comunale qual è la scuola ovviamente da migliorare, e poi c'è un programma e poi lavoreremo su altre scuole, perché per esempio adesso lavoreremo già da subito sulla scuola di Piano della Lente e sulla scuola zona Peppe di San Nicolò, perché sono scuole che con piccoli interventi, con interventi piccoli si può già migliorare l'indice, quindi diciamo migliorare anche la vulnerabilità. Questo per esempio abbiamo iniziato e inizieremo abbiamo già deciso di iniziare, quindi cominciando a lavorare per il progetto preliminare per la San Giuseppe, in modo che avendo il preliminare possiamo lavorare sugli abbiamo una scuola materna che è quella dell'infanzia, che è quella di Collaterrato, che entro dicembre deve terminare, e quindi un'altra scuola. E quindi come vede che ci sono la scuola Risorgimento, che tornerà a essere scuola con un indice di vulnerabilità. I lavori ovviamente non saranno pronti per l'anno, però già adesso arriverà a 0,65, dovremo solo migliorarla con le risorse che abbiamo. Quindi come vede la programmazione c'è, è già sul tavolo, adesso bisogna lavorarci. È chiaro che da soli i comuni non ce la possono fare. Non il comune di Teramo, ma già mi sono confrontato col mio amico sindaco di Ascoli, che sta completando gli indici di vulnerabilità, ancora non ce li ha, ma così come gli altri comuni del cratere. Ma sa cosa mi ha detto Curcio? Mi ha detto: ma sindaco, lei pensa di stare meglio del sindaco di Cosenza? Ho detto: scusi, perché Cosenza? Il paragone. Cosenza sta in zona sismica, anche Cosenza, e ha la stessa situazione, perché questo è un problema nazionale, ed è un altro aspetto che io voglio sottolineare. Questo non è un problema locale, sicuramente è un problema di Teramo, un problema della nostra città, ma è un problema della nostra regione, è un problema del nostro paese, che ha strutture vecchie, che non ha mai investito come avrebbe dovuto sulle scuole, e che ci ricordiamo, anche io ci metto anch'io all'interno, ci si ricorda adesso che ci può essere il terremoto, che si debbano fare tante cose. Quindi, vabbè, però questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte. Di recente è andato anche il sindacato dei sindaci, no? All'ultima riunione ha partecipato il suo vice sindaco con l'ANCI, organizzata da l'ANCI a livello nazionale. Si è fatto questo ragionamento, è un mal comune, non rispetto al mezzo gaudio, ma sicuramente per trovare la forza e fare qualcosa a livello nazionale per trovare un fondo per le scuole, perché è il vero problema comune di tutti. Ma provocandola, ma lei va a Roma da solo a parlare con il ministro e con Errani, ritiene di avere la forza di riuscire a riportare quello che vorrebbe riportare? Ma guardi, io sono un sindaco come tanti, e credo che quando vado a Roma a parlare col ministro, quindi la fascia tricolore deve essere rispettata anche da un ministro del nostro governo, perché io ritengo che sia giusto. Io devo dire che ho trovato sempre porte aperte quando sono andato da Errani, ho trovato sempre porte aperte quando sono andato da Curcio. Sono certo che anche il ministro, che diciamo si è scusato per aver rinviato l'appuntamento, ma sono cose che capitano a chi fa il ministro, per l'amore di Dio, mi starà a sentire. Tra l'altro non andrò anche con l'onorevole Tancredi, che mi accompagnerà, e quindi diciamo andremo a spiegare la situazione. Poi è chiaro che il ministro potrà decidere: eccoti sindaco, la tua situazione. Siamo anche i primi che siamo andati a battere cassa a Roma, questo sottolineiamolo, perché sia Errani che Curcio mi hanno detto che questo tema, questo problema, nessuno ancora lo aveva sottoposto all'attenzione, e credo che sia lo stesso per il ministro. Quindi c'è una situazione delicata da gestire,
ripeto, con tutta una serie di comitati che sono nati, che stanno nascendo e sui quali che io incontrerò nei prossimi giorni. Ho chiesto di incontrarci dopo l'incontro con il Ministro, perché adesso gli elementi che ci sono li abbiamo detti. Dopo l'incontro con il Ministro incontrerò tutti i comitati, perché ci sono quelli un po' più, come dire, che la pensano in un modo, altri che la pensano in maniera opposta, perché magari sono dei tecnici, però su questo ci dovremo confrontare. Qui oggi la scelta non è di Maurizio Brucchi contro qualcuno. Dobbiamo stare, e l'ho detto fino a, come dire, a perdere la voce, l'ho detto anche in consiglio comunale ai consiglieri, che il momento è delicato, che questo, il futuro di questa città va scritto a quattro mani. Poi non tutti la pensano così, perché poi ognuno gioca la propria partita, magari in futuro, perché vorrà fare il candidato sindaco dopo di me o chissà che cosa, però non credo che sia questo il momento, perché adesso il momento è delicato per tutti, chi fa fughe in avanti, fa fare interrogazioni ai parlamentari, così poi potrà mettere la bandierina sul tavolino, non serve. Ha toccato un bel tasto il sindaco Brucchi, adesso ci fermiamo un attimo, ne parliamo quando ci ritroveremo in questo 45 giri con il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Con il sindaco Maurizio Brucchi volevamo parlare un po' più a tutto tondo di Teramo, però ovviamente il problema delle scuole, della sicurezza delle scuole, il post-sisma prende la sua attenzione, la più grossa fetta di questo incontro dei 45 giri. Abbiamo aperto con i numeretti, riapriamo con i numeretti anche la seconda parte. Brucchi, non sindaco, cittadino, come ha preso questi indici e questi zero virgola? Si aspettava qualcosa di più? È rimasto sorpreso, allarmato? Sono rimasto molto sorpreso per alcune scuole, tipo la San Giorgio, che è la scuola dove va mio figlio, che è la scuola che nelle tre scosse, quella di ottobre, quella di agosto, quella di ottobre e quella di gennaio, non ha subito una lesione, cioè è sempre stata A, è stata B soltanto una volta, perché fuori sul giardino c'era, diciamo, si era creato cose non strutturali. Eppure, andandolo a valutare da questo numeretto, sono rimasto sorpreso, così come sono rimasto sorpreso da altri numeri. Però è chiaro che, perché si evince per esempio chiaramente che le scuole in cemento armato hanno un indice più basso rispetto alle scuole in mattone. E per me, diciamo, che sono cresciuto, è nato e cresciuto col cemento armato, per me è assurdo un dato del genere. Poi però, diciamo, i tecnici mi hanno spiegato come mai. È un discorso di come si costruiva negli anni 60-70 alcune scuole. Tra l'altro, le scuole che hanno un indice basso, se ci fa caso, sono scuole tutte della stessa tipologia, costruite tutte nello stesso periodo, costruite tutte con le stesse caratteristiche, come si faceva prima, insomma. Quindi è chiaro che sì, sono rimasto sorpreso. All'Aquila le case sono cadute, le case in cemento, perché non avevano ferro e il cemento era sabbia. Però questo attiene ad un altro discorso. Questo non è accaduto, insomma, nelle nostre scuole le prove non hanno trovato sabbia, hanno trovato cemento che si usava allora. Per esempio, mi hanno spiegato che la presenza di cemento all'interno è diverso, perché prima si gettava, diciamo, no, si faceva in modo diverso, non si fa come adesso invece, dove arriva direttamente con, diciamo, dall'inizio alla fine del passaggio del cemento esce sempre lo stesso livello di densità. Era l'operaio che stava lì, che decideva una sacchetta, due sacchette, insomma, detto in termini un po' semplicistici, certo. Però questo è, io sono rimasto sorpreso di alcuni indici, però ripeto. Un cenno alla scuola di Jacobis, che probabilmente, cioè, come dire, prende il premio per la sorpresa maggiore di questa tornata di indici sismici. Ma sulla De Jacobis sono ugualmente sorpreso, ma secondo me è la scuola che sorprende di più tutti, se la San Giorgio è quella che sorprende di più tutti quanti. Poi, insomma, voglio dire, la stessa Molinari, che è una scuola in cemento armato, che anche lì con le tre scosse non ha subito nessuna lesione, mentre invece la De Jacobis, diciamo, qualche segno l'ha dato, c'è un'aula che è stata dichiarata C, diciamo, però poi... Quindi, però, diciamo, rispetto della scienza. Tra l'altro dico che noi, così come prevede la norma, adesso bisogna nominare, e lo faremo, un validatore di questi indici, perché la norma prevede che si facciano gli indici, che poi venga chiamato un organo terzo, e noi ci rivolgeremo quasi sicuramente all'Università dell'Aquila, un organo terzo che faccia da validatore di questi indici e che poi tiri fuori anche una serie di conclusioni, così come è accaduto, lo ha fatto per il terremoto 2009 per le scuole dell'Aquila, e l'ha fatto anche per Chieti in precedenza.
perché questo prevede la norma. La norma prevede: fai gli indici, poi nomini un validatore e poi, diciamo, arrivi alle conclusioni. Quindi, come vede, i passaggi sono tanti, diversi, anche abbastanza complicati. Ecco perché oggi dire e gettare il cuore oltre l'ostacolo, chiudo tutte quelle sotto X, è un discorso che va visto, va ponderato. Se sarà necessario lo faremo, ci mancherebbe, con molta serenità, però anche, diciamo, nel rispetto di quella che è la scienza, perché questo non può essere un dato politico, e non è un dato, come qualcuno dice, ma decide il sindaco. Il sindaco è vero che decide il sindaco, perché il sindaco ci mette la firma sotto le ordinanze di apertura o di chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, questo dice la norma. Lei mi sta facendo capire che se nel caso di Sabatino fosse convinto di poter chiudere le scuole sotto a 0,2, lei che firma le ordinanze anche per le scuole superiori non le firmerebbe? No, no, io non sto dicendo, io sto dicendo che, così come abbiamo fatto anche durante il terremoto, ci siamo sentiti io e di Sabatino, abbiamo condiviso anche le scelte di quando tenere aperte o tenere chiuse, però alla fine la firma sotto quell'ordinanza ce la mette il sindaco Maurizio Brucchi. E siccome è una firma che va, come dire, a garantire, deve garantire la sicurezza, io la metterò perché è nei miei doveri, oltre che compiti, la farò, diciamo, con cognizione. Ecco perché oggi dire questa aperta, questa chiusa, questa semi chiusa, no, è sbagliato. Ci vuole un momento di... È vero che non abbiamo tanto tempo, è vero, però è vero pure che queste sono scelte importanti e che quindi vanno fatte con i giusti presupposti. Quindi io domani andrò ad ascoltare cosa dice Sabatino, ascolterò poi cosa dice il prefetto martedì, ascolterò quello che mi dice il ministro. Col ministro vi assicuro che andrò lì a battere i pugni, nel senso che al ministro gli chiederò risposte immediate, perché questo è quello che ci devono dare in questo momento, in questo territorio che ha subito 3 sismi, che ha subito una nevicata di emergenza, che ha subito... Quindi abbiamo bisogno di essere aiutati. Questo è quello che chiederò al ministro, con forza, con educazione, ma con forza. Poi siamo pronti a fare tutte le scelte necessarie. Lei ha degli interlocutori che sono i politici, in questo caso il commissario della ricostruzione, che deve dargli i soldi, dall'altra ha un compito di responsabilità e di chiarezza nei confronti dei genitori, sono costituiti dei comitati. Rispetto un po' alla contrapposizione iniziale, ci sembra di aver registrato anche una buona disponibilità al dialogo con questi. Lei incontrerà martedì, almeno al momento è previsto che dovrebbe incontrarli martedì per parlare con loro. Che cosa dirà loro? Allora, una parte, diciamo, di alcuni comitati hanno partecipato alle commissioni, alle conferenze stampa, quindi già conoscono un po' gli argomenti. Io riferirò, metterò sul tavolo quella che è la situazione, va bene. Ovviamente diremo quello che l'amministrazione vuole fare, perché l'amministrazione sa quello che vuole fare, insomma, no? Non è come qualcuno oggi tra virgolettato su qualche quotidiano, che un amministratore serio è quello che fa proposte. Noi lo sappiamo quello che vogliamo fare, siamo seri assolutamente, sappiamo quello che vogliamo fare, però ci vuole calma, ci vuole tranquillità, ci vuole serenità anche nei confronti con i genitori, che vanno ascoltati, con loro vanno condivise anche le scelte, però insomma è chiaro che poi anche all'interno dei genitori ci sono posizioni, le assicuro, contrastanti, perché qualche giorno fa mi ha chiamato un comitato di genitori che invece non è assolutamente d'accordo sulla chiusura di alcune scuole piuttosto che di altre. Però è chiaro che se qui, diciamo, come dire, dovremo, li ascolterò, comunque io li ascolterò. Ma di fronte a una richiesta di chiusura di questa o quell'altra scuola che venga dai comitati dei genitori, lei si opporrebbe? Ma no, non può. Allora, se pensiamo che decide a questa decisione, la prende Brucchi da solo o un comitato da solo o Roberto Almonti da solo, no, non andiamo a nessuna parte. Ecco perché dico che ci vuole concertazione, ma anche il consigliere Verna, che in questo momento mi sembra che sta avendo un atteggiamento assolutamente responsabile, seppure un consigliere di opposizione, ha chiesto in provincia, durante un consiglio provinciale, un comitato, un gruppo di lavoro comune e provincia, ma è una cosa normale e naturale che ci dovrà essere. Dovremmo confrontarci, ripeto, perché non è che di Sabatino lui può decidere che chiude le scuole sotto un indice e tiene aperte le altre e Maurizio Brucchi decide una cosa diversa. Vanno questi dati incrociati, capire che tipo, di fronte a che tipo di scuole ci troviamo, come sono costruite, cioè ci sono tutta una serie di parametri tecnici, dovranno partecipare i tecnici e poi si esce con un quadro. Poi se invece dobbiamo fare a chi è più bravo, e vabbè, ognuno, per me non è una competizione, non mi interessa, le competizioni semmai si faranno in altra sede e saranno di altra natura.
Adesso il momento è delicato ed è importante per il futuro della nostra città. Parlando di comitati, c'è anche il comitato che si occupa in particolare aspetto della Noe Lucidi, e su questo c'è da chiarire anche un passaggio tecnico che probabilmente è una battitura nell'elenco che avete fatto, ma quell'asterisco loro chiedono di capire che tipo di indice sismico ha la Noe Lucidi, perché nell'elenco c'è quell'asterisco, è riportato un asterisco, quello è l'indice, l'asterisco è chiaro, quello è l'indice diciamo iniziale. Siccome sono stati fatti dei miglioramenti, gli ingegneri so che stanno ancora lavorando, hanno fatto ulteriori approfondimenti e presto ci daranno l'indice conclusivo, che magari potrebbe essere che sia leggermente migliorato, che sia uguale, questo adesso io non lo so. Ecco perché c'è quell'asterisco, come manca l'indice della Michelessi, perché si sta facendo qualche necessario qualche approfondimento in più. Però la Noe Lucidi, su quale si è stato fatto tanto, discusso tanto, risulta essere una delle scuole più sicure, se vale, diciamo, considerando l'indice nel comune di Teramo, perché la prima è un nido, poi c'è la D'Alessandro, poi c'è la Zippilli e poi c'è la Noe Lucidi. Quindi, come vede, è un discorso complesso. Dove si è intervenuti, comunque c'è stata la possibilità di migliorare in qualche modo. Altre situazioni in cui forse ci si aspettava che fosse migliorato, tipo ad esempio la Molinari, tanto che voi l'avete individuato come primo mini polo scolastico. Però ragioniamo sulla Molinari, perché chiariamo, l'altro giorno è stato chiarito in commissione. Noi ci siamo trovati di fronte ad una situazione di emergenza, dove avevamo circa 900 ragazzi da dover sistemare. Non ci è stato detto che i MUSP non potevano essere dati, e ci è stato detto di gestire la fase di transizione con, non l'ho detto io, sta scritto nel decreto, con strutture che avevamo a disposizione che potevano svolgere questa funzione. Quella scuola è stata sempre scuola e lo è stato fino a qualche anno prima con l'università, e sono state fatte le verifiche statiche, ovviamente hanno dato riscontro positivo, sono iniziate le verifiche sismiche, però l'anno doveva iniziare. E tra l'altro le risorse che sono state spese per fare qualche lavoretto in questa scuola non sono paragonabili a quello che sarebbe costato invece, sarebbero costati i MUSP per quasi 900 ragazzi. Quindi è stata una scelta che ha dato i suoi frutti, perché comunque l'anno scolastico questi ragazzi l'hanno terminato, una scuola che non ha subito danni, una scuola che l'amministrazione potrà decidere di adeguare, di migliorare sicuramente, non è adeguabile, però è migliorabile da un punto di vista antisismico, ma questa è una scelta che vedremo. Però intanto ha svolto la sua funzione per quasi un anno, perché per un anno ha permesso a 900 ragazzi di andare a scuola, che credo sia la cosa più importante, senza correre rischi, perché non hanno corso nessun rischio. Quanto la farebbe agitare sentir tornare a parlare di casette di legno per ospitare eventualmente, guarda, per fare la scuola Jolly o il parcheggio del Jolly? Ragioniamo un attimino, le prime casette di legno sono arrivate a Teramo, no perché non l'ha chieste, a Montorio, a Torricella qualche mese fa, dopo un anno dal sisma. Bene, allora di parlare di casette di legno non ha senso. Parlare di una scuola modulare di moduli, oggi è possibile, ci sono moduli, abbiamo già uno studio, abbiamo diversi studi comparativi sull'utilizzo dei moduli, e quindi su questo si può lavorare. Questo è uno dei temi che sottoporrò al Ministro, ripeto, per avere subito, prima possibile, una scuola. Prima possibile. Modulari che possono rimanere essere definitivi? Perché i moduli possono essere definitivi. C'è un liceo scientifico a Campobasso che è una struttura modulare definitiva, fatta qualche anno fa. Vede, perché poi il sindaco sta sempre lì, giustamente, ma è giusto così, è parafulmine, tutta una serie di situazioni. Prima c'era stato detto, guardate che per quanto riguarda il polo scolastico non vi preoccupate, i progetti, almeno per ogni comune, i progetti li fa l'università, giusto? Ci è stato comunicato qualche giorno fa che non li fa più l'università, perché l'ordine degli ingegneri e degli architetti hanno fatto ricorso, l'università non può fare i progetti, per cui adesso abbiamo scoperto che il progetto del polo scolastico della San Giuseppe lo dobbiamo fare noi. Quindi vede, questo è il nostro paese, come cambiano le situazioni da un giorno all'altro e da un momento all'altro, no? Questo problema è un problema serio, e io sarò davvero molto, come dire, insistente col Ministro a far comprendere, perché il Ministro ovviamente ha problemi, ha tanti problemi in tutto il Paese, no? Ci sono problemi in tutta Italia, e quindi mi rendo conto, però quello che bisogna capire è che questo territorio è in difficoltà oggi, lo è stato nei mesi passati, è in difficoltà oggi. Bisogna garantire la sicurezza nelle scuole, bisogna garantire i nostri figli, e quindi adesso abbiamo bisogno di risorse, e anche rapidamente. Poi faremo tutto quello che c'è da fare, io farò una mia parte, perché sono, diciamo,
il mio mandato volge più o meno al termine. Lei sta anticipando la domanda che io le volevo fare a chiudere questa nostra chiacchierata. Ha descritto una serie di programmazioni da fare, di liste dei desideri da dover concretizzare. Non è la lista dei desideri. Insomma, in questo momento sono desideri che il sindaco vorrebbe che si concretizzassero il più presto possibile. Sono progetti che il sindaco vuole portare avanti. Ma se nel caso lei non superasse lo scoglio del bilancio? Ognuno si assume. E non glielo sto augurando, in questo caso faccio gli scongiuri dovuti. Guardi, ognuno l'ho sempre detto, ognuno si assumerà le responsabilità di fronte alla città, ognuno si assume le proprie responsabilità. Io oggi sono ancora qui, seppure, come qualcuno ha detto, dovrei stare a casa, perché evidentemente c'è una maggioranza che si mantiene, si regge o non si regge sul filo del rasoio, un consigliere più, un consigliere in meno, e io dovrei stare a casa. E forse dopo i 20 giorni di dimissione non sarei neanche dovuto rientrare, però ritengo che questa città oggi viva un momento particolare, quindi vediamo, insomma, io so che ci sono stati tentativi di raccolta firme per cercare di andare dal notaio, che non sono andate a buon fine, quindi questo, diciamo, cosa vuol dire, secondo me, interpretato così, che comunque anche nei consiglieri, insomma, c'è un senso di responsabilità, come dire, alberga anche in qualche consigliere un po' più, come dire, un po' più attento, un po' più responsabile rispetto al grillismo che pervade la nostra città, il nostro paese, che non mi trova e non mi troverà mai d'accordo, perché non porta da nessuna parte. Un ragionamento che ha fatto anche il Vescovo, che lei ha condiviso di recente. Il Vescovo ha fatto un bellissimo intervento, io l'ho letto attentamente, ci richiama la responsabilità, richiama le istituzioni, ma richiama anche i cittadini, richiama anche i consiglieri, richiama anche gli enti, tutti richiama, ad una riflessione, perché stiamo andando verso una strada sbagliata, sbagliata. E leggevo oggi che un grosso imprenditore industriale italiano ha scritto un libro. Lui ha cambiato vita dalla mattina alla sera, ha rinunciato a tutta una serie di privilegi per fare una vita diversa, una vita che avesse al centro quelli che sono, come dire, i presupposti che ognuno di noi ritenga debbano essere. Noi, secondo me, il Vescovo dice bene che abbiamo deviato, stiamo deviando e abbiamo perso un po', no? Quello che è sono le cose giuste e importanti, tipo la scuola. Facciamo polemica su tutto, non va bene niente. Capisco che il momento è difficile, che tante famiglie sono in difficoltà, e quando sei in difficoltà fai ancora più difficoltà a capire. Però ritengo che a volte si esagera anche su problemi che non sono così importanti e determinanti, no? E si fa polemica su tutto, polemica politica anche quando non ci dovrebbe essere. Ripeto, questo grillismo che c'è in Italia non mi piace. Stiamo facendo una polemica sbagliata su un progetto come l'housing sociale, 17 milioni di euro per riqualificare un territorio, il comune non mette neanche una lira, ci sono le risorse pronte di Cassa Depositi e Prestiti e facciamo polemica. E cosa vorremmo farci con quelle case? Vogliamo lasciarle così ancora per altri 20 anni? Ma faccio un esempio, ma potrei fare altri esempi, no? Quando facciamo polemica sulle rotonde, che necessità di fare polemica sulle rotonde? Le rotonde hanno migliorato la qualità della nostra vita e anche la qualità dell'aria della nostra città, però facciamo polemica e ci sono troppe rotonde. Ma potrei, guardi, io... Insomma, ho dimenticato la polemica sulla capitale della cultura. Fare polemica su città capitale della... Allora, lo dico ai cittadini, non è oggi che Teramo deve essere capitale della cultura, lo dovrà essere eventualmente nel 2020, quindi dobbiamo costruire e lavorare insieme affinché questa città possa arrivare a questo obiettivo. Chi fa polemica su questo... che sicuramente non è la soluzione dei problemi della nostra città, dei tanti problemi assolutamente, ma nel 2020 potrebbe essere una grande occasione per questa città. Significa che alcuni progetti relativi alla cultura saranno stati già conclusi, però. Ma Matera, che lo sarà nel 2019, sta già avendo un numero di presenze, ma non voglio paragonare Teramo, ma l'ha fatto Pistoia prima di Matera, lo hanno fatte altre città che sono meno importanti, uno potrebbe dire, ma tu paragoni Teramo a Matera. Teramo si può giocare queste carte, ma lo sta facendo Macerata, lo può fare Teramo, lo ha fatto Comacchio, ma non è questo, la polemica gratuita che si fa su questo, la polemica è gratuita. E io davvero, oramai sono, come dire, no? Comunque vada, sono alla fine di questo mio mandato, sono entrato nel nono anno di sindaco, che è unito ai 3 anni di assessore, ai 5 anni di consigliere, insomma sono 18 anni di vita vissuta in questa città da amministratore. Ho ripreso a scrivere il mio libro, ho iniziato l'anno scorso, si ricorda, poi l'ho interrotto, l'ho ripreso a scrivere e davvero sarà un libro simpatico,
simpatico, perché racconterò tante Sindaco, cose, le auguro di dirò tante cose carine in questo mio libro, che poi, diciamo, venderò, ma i cui soldi non andranno a Maurizio Brucchi, ma saranno destinati a vedremo a che cosa. Però ritengo che un sindaco debba raccontare quello che gli è successo in tanti anni di vita vissuta. Se ci fa caso, sono molto più sereno di qualche tempo fa quando parlo di questa cosa, dove invece magari... Perché? Perché oramai mi rendo conto che, come dire, al netto di quello che si farà al bilancio, non bilancio, alla fine comunque mancherebbe un anno ancora, perché dopo, già 6 mesi prima, insomma, si comincia la campagna elettorale, quindi è chiaro che, diciamo, c'è ancora... Però io oggi lavoro come se dovesse arrivare alla fine del 2019, poi vedremo. E come dire, speriamo che questo libro del sindaco possa essere, anche questo ben augurante, l'occasione per presentarlo magari il giorno in cui festeggerete Teramo città capitale della cultura, no, prima, 2020, prima, poi prima, ce la farà prima. Per scrivere ah, questo no, libro. No, possibile, perché i dati ci dovrebbero l'anno sapere. Prossimo, no, no, quindi, no. Secondo i ma tempi, poi, tra l'altro, potrebbe anche coincidere, chissà, sarebbe una bella vedremo. Cosa. Sindaco, grazie. Nel frattempo grazie pensiamo a rendere più sicure queste scuole. Grazie anche a voi telespettatori, appuntamento ad un altro 45 giri con qualche altro ospite con cui di chiacchierare amabilmente. Buonasera.